quale accoglienza ha il Sidereus Nuncius? Galileo nel 1610 è già un uomo avanti negli anni, pensate che era nato nel 64, si sta avviando verso il mezzo secolo di vita e diventa improvvisamente l'uomo più famoso di tutta Europa. Diversi mesi più tardi si parla del Sidereus Nuncius in India e in Cina. Come viene accolto in Italia? Prevalentemente con scetticismo e prevalentemente con il tentativo di respingere le scoperte di Galileo. Diversi critici dicono che i satelliti attorno a Giove non esistono, sono soltanto riflessi ottici sulle lenti. Un altro critico, si chiamava Francesco Sizzi, dice: è impossibile che ci siano satelliti attorno a Giove, perché, state attenti, Dio, quando ha creato il mondo, ha usato il numero 7. 7 sono i giorni della settimana. 7 sono i rami del candelabro ebraico. 7 sono i fori nel nostro cranio. Chi approva Galileo? Il solito Keplero, il quale dice: i critici di Galileo si aggirano in un mondo di carta, rifiutano di guardare il mondo reale. E comincia l'isolamento di Galileo nel mondo accademico italiano.